Buongiorno amici, il giro del Delta del Po prosegue. Questa è la sacca degli Scardovari e oggi la mia intenzione è quella di andare arrivare a Comacchio, dai. A dopo. Riesco a tenere la bocca aperta. Pioggia di insetti in atto. Prima ero dall'altro lato. Adesso attraverserò il fiume su quel ponte di barche. Più avanti dovrebbe essercene uno uguale. Qui si paga, non mi dire. Posso andare? Ah, perfetto, grazie. Buona giornata. È un ponte a pagamento, ma i ciclisti non pagano. Yes. Ora sulla riva destra del Po. Infatti stavo sbagliando, per fortuna me ne sono accorto. Ho messo il navigatore, mi dà conferma. Wow! Goro! Prendi la prossima svolta a destra. Yes! Pausa! Vediamo un po' cosa c'è qui. Si può prendere qualcosa? Mangiare? No. Da asporto. Ah, da asporto? Ah, perché è chiuso? Sì, qua è chiuso. Mi dispiace. Vabbè. Buongiorno. Guardate, puoi dare carne ai ragazzi? Filippo Revano, non è un nostro problema, perché è una tua responsabilità.
Poi l'ho detto che così bisogna avere i suoi atteggiamenti. Mi ero fermato per una pausa pranzo, ma purtroppo il ristorantino qui non ha posti all'esterno e quindi non si può pranzare. E va bene. Comunque qui sono al porto turistico Marina di Goro. Semplice e veloce. Allora, qui sto entrando nel corridoio ciclopedonale Bosco della Mesola. Praticamente dovrei riuscire al Lido di Volano, dove ho intenzione di arrivare. Qui dovrebbe essere pieno di daini, cervi, molti tipi di animali. Dai, speriamo di incontrarne uno. Ah, che freschetto! È raro trovare ombra da queste parti. Corso sicuramente più adatto alle mountain bike, molto sabbioso, siamo a fianco al mare. Non sono stato fortunato. Avrei voluto beccare il daino. Lido di Volano 2,5. Ho appena superato l'oasi La Zanzara, non potevano scegliere nome migliore. Ci siamo. Volano. Ci sono dei cervi lì, liberi, in mezzo alla strada. Ce ne sono 5-6. Incredibile, non li ho trovati nella riserva, li trovo in mezzo alla strada, cioè. Faccio qualche altro passo, dai. Allora è normale, dai. È normale, guardate. Che spettacolo. Stretto. Franco, c'è la mare. Che con questi bagagli, porca miseria. Ok, dai. Ops. Ora fai una inversione. Ma perché? Perché? Dove si va? Dove si va? Dicevamo, ok, quando decido di prendere una strada non c'è niente da fare, non mi ferma nessuno. Dannata sabbia. No, no, io vado avanti, anzi ti spengo. Sabbia! È dura pedalare nella sabbia, molto dura! Io ne so qualcosa!
anche qua i rifiuti, non stanno solo al sud. Nido delle nazioni, come sto passo ora, come passo. Fantastico! Ragazzi, sono andato indietro nel tempo! Alla fine la fatica è stata ripagata da questa bella scultura. Favolosa, bella, bellissima! A Comacchio ci arrivo domani, dai. Raggiungendo un camping, speriamo che questo è aperto, si chiama Lido Spina. Ancora una decina di chilometri su questa strada. La giornata di oggi è finita. Lido di Spina, ora devo solo trovare il camping. Andata, Per fortuna è aperto. Temevo che era chiuso. Tranquilli, è solo pasta e fagioli. Veramente io ho ancora un po' di fame. Ed ora un po' di couscous. Ok. Mettiamo un po' d'olio. Perfetto. Facciamo riposare per qualche minuto e sta a posto. Niente male. Questa sera ci facciamo anche un tè caldo, dai. Vediamo domani.